essere qui. In realtà non è vero che non so di che cosa voglio parlare o di che cosa parlerò. Lo so abbastanza bene, però per mia abitudine ho scoperto nel tempo che sono totalmente incapace di scrivere qualche cosa o di preparare qualche cosa o di darmi una scaletta da seguire in maniera rigida. Credo che questo derivi dal fatto che io appunto mi occupo di game design, quindi invento giochi. E quindi faccio un tipo di lavoro che mi porta in realtà a pensare continuamente a delle cose differenti. Quindi cercare di darmi uno schema mentale per parlare a qualcuno mi riesce particolarmente difficile. Quindi ho una traccia, ho alcune cose, ho delle idee in testa e poi mi lascio un po' guidare normalmente, sia dalle cose che mi vengono in mente sul momento, sia dalle facce che fate voi in funzione di quello che dico. Anche perché riuscire a riassumere tutto quello che avrei voglia di dire, di raccontarvi sui giochi in così breve tempo è praticamente impossibile. E mi piace comunque alla fine lasciare un po' di spazio per fare domande e risposte, perché molte domande le conosco perché mi vengono fatte normalmente e ritualmente, ma ogni volta c'è qualcuno che riesce a fare delle domande particolari su che cosa voglia dire inventare un gioco, su che cosa sia un gioco, su perché esistono i giochi, eccetera. Questo perché l'argomento di cui ci occupiamo, perché anche voi siete qui per occuparvi di giochi, non semplicemente per ascoltare me, è uno degli argomenti più straordinari che esistano al mondo, una delle cose più complesse e al tempo stesso semplici che esistano al mondo. Il gioco. Il gioco è qualcosa che difficilmente può essere definito, anche se in realtà tutti noi siamo perfettamente in grado di riconoscere un gioco quando lo vediamo, e siamo perfettamente in grado di riconoscere che cosa fanno delle persone che stanno giocando. Tuttavia ci manca quasi sempre la parola giusta, la definizione giusta, la terminologia giusta per identificare che cosa sia un gioco. Quando anche riusciamo a trovarne una che in qualche modo ci convince, c'è sempre qualcuno al mondo che inventa un gioco nuovo che in qualche modo esce da quella definizione. Come vedrete, mi sono divertito anch'io a dare una definizione di gioco e ci arriveremo più o meno a metà. Però prima voglio partire non tanto dalla definizione del gioco, anche perché non è mia intenzione definire il gioco, ma cercare di farvi capire che cosa fa uno che si occupa di giochi, perché voi questo vorreste fare nella vita, siete qui per imparare a fare videogiochi. Io mi occupo di giochi da sempre praticamente e mi guadagno da vivere inventando giochi. Il mio campo d'azione però è normalmente quello del gioco in scatola, quindi quello che si fa su un tavolo con degli oggetti. Spesso mi viene chiesto, o comunque mi viene detto, che essendo io uno che si guadagna da vivere facendo giochi da tavolo, dovrei essere uno che ce l'ha a morte con i videogiochi. Perché per molte persone il videogioco è un antagonista del gioco al tavolo con le altre persone. E io normalmente guardo queste persone mettendomi a ridere, perché è vero l'esatto opposto. Non c'è nessuna differenza fra inventare, creare, progettare, un gioco da tavolo e fare esattamente la stessa cosa su un video, un prodotto elettronico. I meccanismi sono esattamente gli stessi, perché da quando esiste l'uomo, l'uomo sviluppa i giochi sempre nella stessa maniera. Cambia lo strumento con il quale giochiamo, cambia il mezzo con il quale giochiamo, cambia, e da quello strumento e da quel mezzo vedremo che cambia anche il modo in cui giochiamo, ma sostanzialmente giocare un gioco è esattamente la stessa cosa oggi come lo era 4.500 anni fa, nella valle del Nilo, seduti nella sabbia, con nessuna tecnologia a disposizione. Non cambiano i motivi per cui giochiamo. Non cambiano alcuni aspetti fondamentali di quello che stiamo facendo, cambiano solamente gli strumenti. Però toccare un video, muovere delle pedine su un tavolo, interagire con qualcun altro, giocare un solitario, sono tutte azioni identiche fra di loro. Quindi quando sento qualcuno che prova a mettere in contrapposizione il mondo videoludico con il mondo del gioco da tavolo, se sono in giornata buona mi viene da ridere. Se sono in giornata meno buona, si può dire mi incazzo quando uno viene registrato. Mi È incazzo. È registrato. registrato, mi incazzo ufficialmente. Sono in streaming, quindi mi incazzo ufficialmente. Perché mi incazzo? Perché significa che evidentemente la gente non sa che cos'è un gioco. L'ultimo episodio di questo genere mi è capitato molto recentemente. Fra 2 giorni a Modena c'è una fiera dedicata ai giochi da tavolo, è Play.
se non sapete che cosa fare o se l'avete già pianificato, prendete la macchina, andate, ci sono 2 ore di macchina, si parcheggia comodamente, costa poco, ci sono 2 sale piene di gente che giocano solo ed esclusivamente giochi da tavolo. Pieno di tavoli per giocare, fiera molto bella, molto interessante. Quindi, se non avete pianificato altro, andateci. Io ci sarò ed eventualmente ci ritroviamo lì. Alla conferenza stampa di presentazione di questa fiera del gioco da tavolo, a un certo punto qualcuno ha iniziato a dire, qualcuno di quelli che presentava questa cosa, quindi presenti dei giornalisti, ha iniziato a spiegare perché bisogna fare il massimo sforzo e perché i giornalisti devono parlare del gioco da tavolo, perché sennò altrimenti finiamo tutti quanti a giocare davanti a un video. E tutto questo dovrebbe essere salvaguardia della cultura. Quindi della cultura non solamente ludica, ma della cultura in generale, perché bisogna preservare i giochi da tavolo come se fossero un retaggio del passato minacciati da una qualche forma aliena di divertimento che viene da fuori e che cambia tutto quanto. Io ho alzato la mano in quella conferenza stampa, ero in una giornata né buona né cattiva media, diciamo, e quindi ho semplicemente fatto notare, e fortunatamente l'ha fatto notare prima di me un giornalista che ha fatto un intervento molto corretto e molto interessante. E questo giornalista, rivolgendosi a queste persone che stavano parlando di questa fiera, gli ha detto: scusate, ma voi avete idea che in questo momento milioni di persone stanno giocando un gioco da tavolo bellissimo in giro per il mondo, e davanti allo stupore di quelli che cos'è, tutti a dire Monopoli, Coloni di Catan, quelli un po' più avanzati, e questo gli ha detto: stanno giocando a Razzle. Perché a Razzle altro non è che l'insieme di 2 giochi da tavolo famosissimi, che in Italia sarebbero Paroliere e Scarabeo e in America sono Boggle e Scrabble, per cui sono le lettere di Scrabble nello schema di Boggle messo su un cellulare. Quindi 2 giochi da tavolo infilati all'interno di un cellulare, milioni di persone che giocano. L'obiezione di quel giornalista era non solo giusta, era sacrosanta. Quei milioni di persone stanno giocando a un gioco da tavolo, il fatto che lo stiano facendo in metropolitana, utilizzando un cellulare, non cambia il fatto che stanno giocando esattamente quel gioco, esattamente in quel modo, con esattamente quelle regole. E da lì è nato un dibattito. Ora, perché io sono qua? Io sono qua perché una delle cose che faccio abitualmente è proprio cercare di, uno, evitare che possa nascere una contrapposizione tra quello che è il videogioco e quello che è il gioco da tavolo, e tantomeno una contrapposizione di tipo ideologico-culturale. In quella discussione io, alzando la mano, spiegavo, come sto spiegando a voi, che quando io sono in metropolitana e vedo una signora che potrebbe avere l'età di mia madre, con in mano un cellulare, che fa così, e vedo che sta giocando a qualche cosa, io non potrò mai pensare che quella persona è un mio nemico perché io mi guadagno da vivere facendo giochi da tavolo. Detto che ogni tanto faccio anche qualche cosa non da tavolo, ma insomma, diciamo, fino ad oggi mi sono guadagnato da vivere principalmente con i giochi da tavolo, quindi sono affezionato, ci vivo, danno da mangiare, li amo per questo. Ma quando io vedo una persona in metropolitana che sta giocando, per me quella è una persona che sta giocando, punto. Non potrà mai nella vita essere un mio nemico ideologico perché sta facendo una cosa diversa dalla sacralità del gioco da tavolo. Questo perché se uno fa di mestiere quello che faccio io, cioè inventa giochi, come prima cosa deve avere come obiettivo quello di guardare la vita fuori dagli stereotipi. Perché è questo quello che fa un creativo in generale, e in modo particolare uno che lo fa come lo faccio io nei giochi da tavolo, eccetera. Il creativo è quella persona che quando entra in un museo e vede tante persone in fila che stanno guardando un quadro o una statua, anziché mettersi in fila con quelle persone per guardare quella statua o quel quadro, si mette dall'altro lato e guarda le persone e cerca di capire perché tutte quelle persone stanno guardando proprio quella statua, quel quadro e non quell'altra statua e quell'altro quadro. Questo fa uno che ha nella vita l'obiettivo di fare delle cose creative, cioè cerca di porsi delle domande e cerca sempre di guardare il mondo in maniera un po' rovesciata, in maniera laterale, come si dice. Il pensiero laterale è una teoria della quale avrete sicuramente sentito parlare, che è alla base della creatività. Ecco, proprio evitare di avere nella testa delle porte chiuse, degli ambiti definiti, delimitati da qualcun altro,
È un obiettivo che ci si deve porre sempre e comunque quando si vuole progettare un gioco, quando si ha a che fare con il gioco. Capire che cosa vogliono le persone, perché giocano e che cosa stanno facendo. Ora, la cosa divertente è che la parte divertente del mio lavoro è che ogni volta che io parlo, vado, scopro che tutta la mia vita è in qualche modo circondata da questi concetti, che io, volenti o nolenti, è come se ci fossi finito dentro. E ci sono talmente finito dentro, e questa è una cosa che dico spesso, anzi sempre, quando faccio queste chiacchierate, che anche nel mio nome e cognome c'è dentro un gioco. Basta guardare il mio nome e cognome in una maniera diversa. E questo ci riporta a quello che è la differenza fra la formalità delle regole della vita di tutti i giorni e la possibilità con il gioco di modificarle. Noi usiamo le lettere per comunicare, le mettiamo in fila e diamo alle lettere un significato. Quindi se io le metto in fila, come vedete alle mie spalle, voi vedete il mio nome e il mio cognome. Quindi prima sono stato presentato come autorevole persona, eccetera. Viene qui a parlare, Spartaco Albertarelli sta parlando, dietro di lui c'è il suo nome, dice questo è un megalomane che parlerà tutto il giorno facendo vedere il suo nome dietro di sé. Perché? Perché sono il famoso. Ora, sta di fatto che in una situazione completamente diversa da quella, da questa, in occasione di un premio che avevo vinto, c'erano tutti e mi facevano i complimenti, bravo, mi facevano domande, grazie, prego, bravo, grazie, prego, ma che bello, ma che bravo che sei, eccetera, eccetera, grande, parlate di queste cose. Finché un amico matematico, appassionato di giochi e soprattutto di enigmistica, nel aggiungersi ai complimenti di tutti quanti, nel dirmi ma come sei stato bravo, ma complimenti, eccetera, eccetera, mi disse, senti, già che c'ero, mi sono divertito a giocare con il tuo nome e quello che ne viene fuori è questo, che è esattamente l'anagramma del mio nome. Quindi lui mi distrusse in 5 secondi, perché mentre il celebrato straparla. Ecco come in un istante, schiacciando un pulsante, usando esattamente le stesse lettere e combinandole in una maniera differente, la personalità seria che è diventa il celebrato che straparla. Quindi anziché essere uno che se la tira, diventa uno che viene preso in giro dall'amico pubblicamente, perché la cosa veniva naturalmente tipo Facebook, non una roba privata e non lo sapeva nessuno. E da allora questo è diventato in qualche modo il mio marchio di fabbrica, nel senso che la chiacchierata di oggi come file è indicato proprio come straparlata, nel senso che io da quel momento in avanti ho deciso di straparlo, e quindi straparlo, prendo e parto e vado per la tangente. Però non so se avete capito bene la questione. Le stesse lettere, semplicemente messe in un'altra maniera, hanno immediatamente creato una situazione totalmente differente. Questo è quello che si fa nei giochi. Quando, a me è capitato naturalmente spessissimo di trovarmi di fronte a ragazzi più o meno della vostra età, che magari avevano inventato un gioco da tavolo, non necessariamente un videogioco, e tutti, o qualcuno che lo voleva fare, e bene o male mi vengono rivolte più o meno sempre le stesse domande. Come si fa? Cosa si deve fare? Io ho inventato il gioco, mi fanno vedere il loro gioco. Tutti cercano sempre di stupire con degli effetti speciali. Hanno sempre l'ambizione di inventare il gioco più bello del mondo. E quindi inseriscono all'interno di quel gioco mille idee. Vedremo alla fine che fare il game designer significa fare esattamente l'opposto. Ruzzle è Boggle più Scrabble con la possibilità di giocare in maniera asincrona online con delle altre persone. Sono pochi concetti chiari che trasformano due giochi in un gioco nuovo, completamente diverso, ma di straordinaria popolarità. Perché di straordinaria popolarità? Proprio perché non è nuovo. Perché quando io mi vado a rivolgere a quella signora che potrebbe essere mia madre, che magari ha giocato quando era più giovane a Scarabeo, a Scrabble se è una straniera, o a Boggle, a Paroliere se è un italiano, ed è stato magari uno di quei due o tre giochi che ha fatto nella sua vita, perché normalmente la gente quando ne fa due o tre ne ha già fatti tanti di giochi, no? La gente non conosce tanti giochi, però la metto di fronte a un qualche cosa che è completamente nuovo come esperienza di gioco, ma senza modificarle il suo universo di gioco, che è quello. Lei riconosce quelle lettere e sa che combinandoli in un certo modo si possono ottenere delle parole. Quindi non le sto dicendo, mamma, questo è un gioco divertentissimo, adesso ti spiego queste 500 regole e quando le avrai imparate tutte vedrai che ti divertirai tantissimo.
Perché questo succede quando io sto parlando a uno che normalmente fa un gioco che contiene 250 regole diverse. Perché io dico, guarda, io adesso ho fatto un gioco che ha 300 regole. E quella persona dice, bello, perché è abituato a giocare a giochi che hanno tante regole dentro. Quindi apprezza il fatto di leggere il regolamento, trova nel regolamento la sua soddisfazione. Ma nella maggior parte dei casi non è così. La gente gioca in maniera semplice e quindi è sufficiente prendere un dettaglio del gioco più semplice di questo mondo, spostarlo per ottenere un gioco completamente differente, ma altrettanto bello e altrettanto piacevole e altrettanto di successo. E questo è quello che dovete fare quando andate a progettare un gioco. La prima cosa che dovete avere in mente molto chiara è che non dovete mai cercare di stupire qualcuno con una struttura complicata, ma dovete fare qualcosa di semplice, perché la gente gioca in maniera semplice da sempre. Ora però facciamo un altro un passo laterale. E torniamo a parlare del gioco, il gioco in quanto tale. Noi quando vediamo un gioco, fisicamente, l'oggetto, sappiamo esattamente che è un gioco, lo sappiamo riconoscere. Lo sappiamo riconoscere anche se siamo degli archeologi che trovano delle cose che non starebbero insieme in altra maniera. Per esempio, è chiaro che questo è un gioco. Si fa con delle buche per terra, ci sono dei sassolini, ci possiamo immaginare che ci sono delle persone che stanno muovendo questi sassolini. Finito, si tira via tutto, scompare, non c'è più traccia di questo gioco. Ma quello che vedete in questo momento è chiaramente un gioco. Non potete confonderlo con qualcos'altro. È subito ovvio che è un gioco. Nella fattispecie è uno dei giochi più antichi che esistano, giocato ancora adesso in Africa e in mezzo mondo con mille variabili possibili di immaginare. Però anche questo, vedete, è un gioco. O per meglio dire, non lo sa nessuno, però è stato catalogato come tale, perché quando gli archeologi hanno trovato questi pezzi all'interno di uno scavo, non sono riusciti a dargli nessun tipo di utilità pratica. Hanno trovato degli oggetti che sta sopra qua, si vedono a malapena, ma si intravedono delle caselle, sono stati trovati dei pezzi che si appoggiano perfettamente sopra questa piccola lastra, perché stiamo parlando di un arnese di una decina di centimetri in realtà, ed è stato immediatamente catalogato come gioco. Perché? Perché nessuno è riuscito a trovare per questo oggetto un'utilità diversa, un'utilità di qualunque genere. E quindi, essendo la cosa totalmente inutile, diventava un gioco. Perché il gioco è innanzitutto inutile, completamente inutile. Su questo non mi dilungherò più di tanto, non fosse altro che ho già fatto un'altra volta un seminario su questo argomento, però vi invito a cercare su YouTube una lezione della metà degli anni Ottanta di Alex Randolph. Randolph si scrive col PH finale. Alex Randolph è stato il più grande autore di giochi di tutti i tempi. Un personaggio buffissimo, molto, molto simpatico, come avrete capito, visto che ne parlo al passato, è morto qualche anno fa. È morto qualche anno fa divertendosi fino all'ultimo momento della sua vita. Io l'ultima volta che l'ho visto, poche settimane prima che morisse, era a una fiera e si parlava dei giochi che avrebbe fatto, eccetera. Lui era già gravemente malato. Il che quantomeno significa che inventare giochi garantisce una morte allegra, che è già qualcosa nella vita, eh? Si può continuare a parlare di giochi fin tanto che il cervello è ancora collegato. Tutto e lui è stato per tutti quelli che fanno il mio mestiere una specie di padre, nel senso che lui ha inventato il mestiere dell'autore di giochi. Di fatto prima di lui i giochi nascevano sulle piante, non erano di nessuno. Dopo di lui i giochi venivano fatti e vengono fatti da qualcuno. Non sempre questa cosa viene riconosciuta immediatamente o direttamente sulle scatole dei giochi, però dietro un gioco c'è sempre un autore, o per meglio dire un gruppo di persone che giocano. Andate a cercare su YouTube Alex Randolph, troverete due o tre filmati che sono stati recuperati da delle videocassette, e ne troverete uno di Alex Randolph che è bellissimo, nel quale lui parla della totale inutilità del gioco come elemento fondamentale. Non saprei dirlo in maniera migliore di come l'ha detto lui, quindi andatevi a vedere questo film. Lui cerca in qualche modo di spiegare che cos'è un gioco. E qui torniamo al punto di prima. Noi lo sappiamo definire un gioco, abbiamo un'idea di che cosa sia. C'è una vastissima letteratura sull'argomento, ma come vedremo
È una vastissima letteratura che di solito non si occupa tanto del gioco quanto del giocare. E soprattutto è una vastissima letteratura che è stata prodotta ben prima che esistessero i videogiochi. E quindi non ci addentreremo adesso perché sarebbe lunghissimo e anche francamente molto accademico come tipo di discorso, in analisi di Freud, Queloir, Huizinga, quindi sociologi piuttosto che personalità del mondo della psicologia, psicanalisi, eccetera, che hanno analizzato la parola gioco, perché ci porterebbe completamente fuori strada. Però ognuno di questi ha dato una definizione di gioco, ha cercato di spiegare che cos'è un gioco, e da quelle definizioni siamo partiti tutti quelli che come me si occupano di questa cosa, leggendo e cercando di capire. Perché? Perché se sentirete l'intervista alla lezione di Alex Randolph, capirete anche che noi abbiamo come esseri umani una necessità straordinaria di ordinare le cose. Quindi abbiamo bisogno comunque sempre di avere un punto di riferimento. Altrimenti non riusciamo a muoverci. Anche sul gioco noi dobbiamo avere qualcosa di ordinato, perché dobbiamo dire, ok, un gioco è fatto così, serve a questo, a queste caratteristiche, a quelle in qualche modo ci rifacciamo. Adesso io però vi farò vedere quattro immagini. La prima è questa. A qualcuno di voi viene in mente che questo signore stia giocando? Direi di no, giusto? Non sta giocando. Ha un arco in mano, fra l'altro curiosamente sta pescando con l'arco, che è una pratica, fra l'altro io non ho mai capito come si possa riuscire a prendere un pesce con un arco, mi pare che ci riesca. Quindi non sta né pescando né cacciando, ma insomma si sta procacciando da vivere con un arco e una freccia. Benissimo, quindi questa immagine che vedete in questo momento è ben chiaro che non rappresenta un momento gioco. E questa? Cioè, qualcuno dice no, qualcuno vedo che iniziava a scuotere la testa. Fra le due immagini, qui c'è una differenza notevole, no? Cioè, questi signori che cosa stanno facendo? Si alza una mano. Secondo me, posso dire che la prima volta, intanto che la cosa che tutti la fa dire che non stanno facendo quello che potrebbe essere un assalto, è il fatto che il tipo ha gli occhiali. È già. È comicissimo, no? Già. È il tipo ha gli occhiali, dietro c'è uno che lo fotografa, e ho scelto queste immagini apposta. Perché loro, è molto evidente che loro non sono degli arcieri medievali che stanno assaltando un castello. Quindi non stanno facendo una cosa utile o comunque necessaria come il signore di prima, no? Però non la stanno facendo per il semplice fatto che io vedo che uno ha gli occhiali, poi vedo che dietro c'è una casa che è moderna, c'è uno con, a parte il fatto che è una fotografia, quindi non potrebbe essere un'immagine medievale, ma voglio dire, ci sono tutta una serie di elementi che ci dicono loro non sono degli arcieri. Ma sono una compagnia, ci sono delle donne, bambini, c'è un po' di tutto. È la compagnia più sbrindellata di questo mondo. Però, porca miseria, sono in un atteggiamento agguerrito. Cioè, hanno delle frecce, non sappiamo neanche dove stanno per lanciare queste frecce. Speriamo che le lancino in un posto sicuro. Però ci viene dubbio. Beh, sì, forse stanno giocando. In che senso? Nel senso che stanno interpretando il ruolo degli arcieri medievali e quindi in qualche modo possiamo dire che stanno facendo un gioco di ruolo dal vivo, per esempio? Perché se noi vediamo delle persone, non so se voi avete mai partecipato, vi è mai capitato di vedere o comunque eccetera, il gioco di ruolo dal vivo, beh, è evidente che stanno giocando. Chiaro. La domanda è perché è evidente. Com'è evidente che in questo caso stanno giocando? Sì, no. Sì, forse. Forse sì, forse no. Forse si potrebbe dire, per esempio, se noi andiamo a prendere le definizioni di gioco, quelle che vengono fatte abitualmente, tutta una serie di cose, noi potremmo dire, avendo alle spalle una certa cultura in merito, dice no, non stanno giocando perché in realtà non ci sono regole in quello che stanno facendo. Loro sono degli attori. Stanno interpretando un ruolo. Certo, stanno interpretando un ruolo esattamente come si interpreta un ruolo in un gioco di ruolo. Ma lo stanno facendo seguendo delle regole che non sono delle regole di gioco, cioè non hanno un obiettivo, non hanno uno scopo, stanno semplicemente recitando. Ora, il fatto che la parola recitare in inglese sia esattamente come giocare, quindi play, dovrebbe già farci capire che in realtà ci stiamo addentrando in un sentiero pericoloso, perché evidentemente sono due attività che per noi italiani no, ma per un inglese si sovrappongono in maniera
forte, visto che utilizzano esattamente lo stesso verbo per descrivere le due azioni, to play. E la fiera che si svolge a Modena dopodomani si chiama play. Però no, è chiaro, non stanno giocando perché non c'è una regola. Quindi loro non stanno tirando quelle frecce per un obiettivo preciso, ma stanno facendo finta di tirare queste frecce. E allora lui sta giocando? Sta facendo esattamente la stessa cosa che avete visto fare gli uomini precedenti. Ha un arco in mano, con delle frecce in mano, è cambiata l'ambientazione. Questa volta ci sono delle regole. Quindi sta giocando. Se uno dovesse dirvi questo signore sta giocando, voi all'unanimità direste sta giocando? O avreste dei dubbi? Vedete, vi è ben chiaro il fatto che questo signore sta facendo una cosa che forse assomiglia al gioco, però non sta giocando. Sta rispettando delle regole, ha degli obiettivi. È ben chiaro chi vincerà, quindi non lo sta facendo per finta, non lo sta facendo per una necessità particolare, non si sta procacciando del cibo, la sua sopravvivenza non dipenderà dall'azione che sta svolgendo, non sta facendo finta come facevano finta quei giocatori, sta tirando delle frecce contro un obiettivo preciso, quindi sta rispettando delle regole, quindi all'interno di questa definizione, cioè il gioco è fatto semplicemente da regole, lui sta giocando. Però lui dice no. È una competizione sportiva, quindi utilizziamo una terminologia diversa. Perché utilizziamo una terminologia diversa? Perché in realtà questo signore sta facendo una cosa estremamente concreta, estremamente pratica. Ma c'è un modo di dire, c'è un qualche cosa che vi viene in mente di dire, va bene, io tiro un arco e lancio una freccia e lo faccio in una maniera tale per cui se la faccio vedere tutti voi siete assolutamente d'accordo sul fatto che quello è un gioco. Tiro, tiro qualche cosa e lo lancio contro un bersaglio. Faccio esattamente quello che stanno facendo queste persone, ma magari quelli con le frecce non lo tiravano contro un bersaglio, ma facevano solo finta. Però se io vi faccio vedere la prossima immagine, a nessuno di voi verrà in mente di dirmi non sono tanto sicuro. Qualcuno pensa che questo non sia un gioco? Se c'è un pazzo fra di voi, alzi in mano. È chiaro che questo è un gioco. Ora però, se io vi domandassi perché, voi sapreste dirmi perché queste quattro immagini straordinariamente simili fra di loro, vabbè, al di là di qua non c'è l'arco, ma è chiaro, no? Sapete tutti che cosa si fa. Tiro, quella che sembra più una fionda, no? Ma insomma ho un attrezzo che assomiglia a un oggetto da tiro, virtuale, con il quale non lancio una freccia ma un uccellino per colpire un bersaglio. Il signore della prima immagine con un arco e una freccia cercava di colpire un pesce e quegli altri facevano finta di tirare le loro frecce infuocate. Il terzo le tirava contro un bersaglio, ma qui stiamo giocando. Perché? Perché stiamo giocando un gioco. Non stiamo più semplicemente giocando, facendo finta. Non stiamo più seguendo semplicemente delle regole, perché sennò potremmo essere in una competizione sportiva. Stiamo giocando un gioco. Quindi è chiaro che è centrale nel nostro modo di vedere le cose il concetto di gioco in quanto tale e non come azione. E qui viene il problema. Perché se voi andate a vedere tutte le definizioni che sono state date, fatte, eccetera, eccetera, vi troverete sempre di fronte a delle definizioni non del gioco, ma del giocare. Questo è un problema linguistico tutto italiano. Perché la parola, quando io dico gioco, nella maggior parte delle persone viene in mente l'azione del giocare. Mentre in inglese io dico to play a game, e quindi uso due parole distinte per dire giocare un gioco, noi diciamo giocare un gioco, cioè due parole che sono etimologicamente identiche fra di loro. L'oggetto e l'azione sono sovrapponibili. Ora, io mi sono divertito a dare una mia definizione di gioco che adesso vi propongo, facendo una premessa importante. Non è una definizione che, come dicevamo prima, non è che chiude il cerchio dicendo ok, questo è il gioco, ho deciso io che è così, sono in grado di dimostrarvi che questa definizione è perfetta, si adatta a quasi tutti i casi della vita, eccetera, eccetera, quindi quello è il gioco. No, perché io so già che fra un po' di tempo qualcuno arriverà ad inventare...
gli dico sì, io fra 5 minuti vuole aggiornarsi, maledetti aggiornamenti automatici, arriverà sempre qualcuno che è capace di inventare un gioco nuovo. Dopo vi farò alcuni esempi, dopo che vi avrò parlato della definizione, eccetera, per farvi capire come alle volte, dopo che uno ha detto perfetto, siamo arrivati alla definizione a prova di bomba, 5 minuti dopo salta fuori uno che si inventa un gioco, e tutti diciamo certo, questo è un gioco, che esce da qualunque definizione. E vedremo che il mondo è pieno di esempi di questo genere. Nella mia definizione, il gioco è lo strumento con il quale gli esseri umani interagiscono direttamente con il proprio immaginario attraverso un sistema di regole che chiedono di essere rispettate. Rispetto a tutte le altre definizioni di gioco, io non parlo del giocare. Ho messo in evidenza alcune parole. Il gioco, questo ne ho già parlato, io non sto parlando del giocare. Questa è una definizione che io ho pubblicato non molti giorni fa e che ha fatto nascere, come era logico e come speravo, un certo dibattito. C'è chi ha detto che era d'accordo, c'è chi ha detto che non è d'accordo, c'è chi l'ha contestata, eccetera, eccetera. La maggior parte delle persone che hanno contestato la definizione lo hanno fatto avendo chiaramente in testa tutta una serie di definizioni fatte da persone molto più autorevoli di me, Freud, tanto per dire il più scalcagnato, che però non si è mai occupato di che cosa sia un gioco. Perché a lui non gliene fregava assolutamente nulla di definire che cos'è un gioco. A lui interessava capire perché la gente gioca, perché il bambino gioca, perché cresciamo giocando. Qual è l'importanza fondamentale nella crescita di una persona assunta dal gioco, in età infantile e possibilmente anche dopo. Per me invece il gioco è uno strumento. Quando vi ho fatto vedere prima, siamo arrivati a un gioco, perché arrivati a un certo punto, Angry Birds è un gioco, perché io metto in mano a una persona, non più l'arco e le frecce, un ambiente, una simulazione o semplicemente delle regole. Io gli metto in mano un gioco, qualche cosa di fisico, qualche cosa che gli permette di fare qualche cosa di materiale. Non sta semplicemente facendo finta di fare le cose, non si sta improvvisando. Sta facendo un gioco ben preciso, è un oggetto, uno strumento, con il quale gli esseri umani interagiscono. Ecco, interagiscono è una parola importante. Cioè, lo strumento, il gioco ci permette di interagire con qualche cosa. L'arciere non sta interagendo con il proprio immaginario, sta interagendo con la vita di tutti i giorni, sta facendo una cosa estremamente concreta. Perché lo sportivo non sta giocando un gioco? Perché in quel momento lo sportivo non sta interagendo con il proprio immaginario, lo sportivo sta interagendo con la realtà, sta facendo una cosa estremamente reale. Nella vostra mente, quando vedevate quell'immagine, vi era ben chiara questa definizione, questa differenza. La cosa che però non vi era chiaro era perché uno è diverso dall'altro. Perché uno sta vivendo e l'altro sta giocando. Giocando vuol dire aprire, giocare vuol dire aprire una porta, giocare un gioco, vuol dire aprire una porta e entrare in un luogo. Infatti io nella mia definizione metto immaginario, non immaginazione. Io non interagisco con la mia immaginazione, interagisco con il mio immaginario. L'immaginario è un luogo, non è una caratteristica, non è una capacità, non è... È un luogo che non esiste. È quello che normalmente, in termini più generici, viene definito con l'isola che non c'è di Peter Pan. L'isola che non c'è di Peter Pan è la rappresentazione più semplice del concetto di immaginario. Qualcosa che non c'è, ma che tutti immaginiamo esista. E ciascuno di noi la immagina in una maniera piuttosto che un'altra. La vede in una maniera piuttosto che un'altra. Quindi per noi quell'isola che non c'è, in realtà c'è come? Ce l'abbiamo ben chiara nella testa, perché siamo cresciuti da piccole immaginandocela e costruendocela. Noi abbiamo costruito la percezione del nostro mondo attraverso la nostra capacità di interagire con il nostro immaginario giocando, che è quello che fanno tutti i bambini di questo mondo, che infatti sono i più grandi autori di regole del mondo, i più grandi autori di giochi del mondo. Per cui quando qualcuno mi chiede come si fa a fare il tuo mestiere, io normalmente gli rispondo: beh, l'hai fatto anche tu, l'abbiamo fatto tutti, di inventare un gioco. Certo che c'è una differenza fra inventare un gioco quando si è bambini e inventare un gioco quando si è adulti, ed ecco che arriva la seconda parte. Attraverso un sistema di regole non esiste gioco senza regole. Nessun gioco è totalmente privo di regole. Se io creo un gioco nel quale scrivo in questo gioco non ci sono regole, quella è una regola. Quindi
Quindi quello che noi facciamo quando inventiamo un gioco è quello di mettere insieme, di creare un sistema di regole per muovere le pedine del gioco dell'oca, per muovere Lara Croft, per spostare, per lanciare un uccelletto, per formare una parola. È un sistema di regole che mi dicono come devo giocare. E attenzione, quando parliamo di videogiochi, oltretutto, parliamo di qualche cosa di estremamente forte da questo punto di vista. Perché se io sono seduto a un tavolo con uno e sto giocando a scacchi, e quello si distrae, io posso spostare i pezzi. Ora, per spostare dei pezzi su un videogioco, ci devo mettere qualcosa di più che semplicemente la distrazione di qualcun altro. Devo barare in una maniera consistente, no? Quindi già il videogioco, per esempio, rispetto al gioco da tavolo, mi mette di fronte a un ambiente dove le regole chiedono di essere rispettate. Lo chiedono le regole di essere rispettate. Qualcuno mi ha fatto notare, dice, no, le regole, perché le regole chiedono di essere rispettate? Le regole devono essere rispettate. E io gli ho detto, no, le regole della vita di tutti i giorni devono essere rispettate. Perché vengono imposte da qualcuno. Sono regole che noi non possiamo modificare, che dobbiamo rispettare, anche se non ci piacciono, o che evitiamo di rispettare proprio perché non ci piacciono. Ma nessuno ci ha chiesto se ci andavano bene. Quando io mi siedo attorno a un tavolo o prendo un mio cellulare per giocare, è il gioco che mi chiede, vuoi giocare in una certa maniera? Queste sono le regole, le devi rispettare, ma le devi rispettare solo nel momento in cui tu decidi di volerle rispettare. Dopo magari ne parliamo un attimo di questa cosa, ma questo è quello che io mi sono reso conto nel tempo, che questa è la definizione che io posso utilizzare per realizzare un qualunque gioco di quelli che faccio io, di quelli che fate voi. Nel momento in cui mi è ben chiaro che io sto facendo un qualche cosa che permette a una persona di interagire con il suo immaginario, il suo, non il mio, il suo. Però io sono quello che crea quel sistema di regole. Se io voglio fare in maniera che il mio sistema di regole permetta a quella persona di interagire con il suo immaginario, non con il mio, io devo fare in maniera tale che quelle regole per quella persona siano estremamente chiare, semplici e immediate. Altrimenti io sto cercando di imporgli di giocare al mio gioco preferito. Ma rivediamo un attimo in rapida sequenza le quattro immagini di prima e adesso provate a riguardare quelle immagini avendo in mente questa definizione. E vi è... sarà ben chiaro che lui non sta interagendo col suo immaginario, che loro stanno probabilmente interagendo in maniera fortissima con il proprio immaginario, ma non lo stanno facendo rispettando delle regole che gli vengono, che chiedono di essere rispettate. Stanno rispettando delle regole che gli vengono imposte, cioè stanno recitando una parte, qualcuno gli ha detto questa è la parte che devi recitare, la devi recitare in questa maniera. Quindi loro non hanno detto, ah, queste sono le regole del gioco. Naturalmente uno potrebbe obiettare, dice come, mica nessuno li ha costretti a fare questa cosa. Certo, nessuno li sta costringendo. Qui non è in ballo il concetto di costrizione, è in ballo il concetto della regola. È la regola del gioco che chiede di essere rispettata. Non c'è qualcuno che ti dice se vuoi far parte di questa compagnia devi fare in una certa maniera. Ma io vorrei fare in un'altra maniera e allora vai in un'altra compagnia teatrale. Come vedete non c'è una costrizione, ma c'è comunque un qualcuno che dice no, mi spiace, vai da un'altra parte. Io voglio fare un altro gioco, vai a fare un altro gioco. Lui sta rispettando le regole di un gioco che gli è stato dato, sta facendo tutto, ma lui in questo momento è estremamente concentrato su quel bersaglio. Non sta interagendo col suo immaginario. Non è da un'altra parte con la testa. Lui è lì su quel campo di gara, su quel campo di tiro. Lui è in un posto fisico estremamente preciso, non è su un'isola inesistente, non si sta immaginando di essere chissà chi o chissà che cosa. Invece quello che tira l'uccelletto contro la cosa sta interagendo col proprio immaginario in maniera mostruosa. Perché tutto quello che sta facendo è totalmente irreale, però regolato da regole precise e soprattutto qualche cosa che lo fa uscire dal suo mondo abituale. Quindi quando voi create un gioco, state creando una porta d'accesso per delle persone per far sì che quelle persone possano agire con il proprio immaginario. Tutto questo è sostanzialmente inutile nei confronti di persone che hanno una spiccata immaginazione. Perché chi ha una spiccata immaginazione? Il proprio immaginario se lo crea tutti i giorni. Cameron si fa Avatar se vuole dare sfogo alla propria immaginazione, no? Leonardo,
passato la vita a dar sfogo alla propria immaginazione inventando le cose più assurde di questo mondo quando non aveva voglia di diventare dipingente. Gli artisti sono capaci di dare sfogo alla propria immaginazione, a visualizzare, a dare vita al proprio immaginario. Ma se voi siete uno come me che non sarebbe in grado di disegnare questo uccellettino qua, ma neanche, non così bene, cioè neanche stilizzato, che non è capace di raccontare una storia, di scrivere la sceneggiatura di un film, non è capace di... insomma, non è un artista. Però nel momento in cui gioco, io mi immagino di essere in quel mondo. E quindi il gioco mi permette comunque di fare quello che fa il grande artista. Cioè entrare nel mondo della mia fantasia, entrare nel mondo della mia... attraverso delle regole, non semplicemente perché sogno alla notte qualche cosa. Non è sognare giocare. Giocare è fare qualcosa di estremamente concreto, avendo un obiettivo preciso e avendo delle regole. Qualcuno mi ha obiettato. Vabbè, adesso tu mi vuoi dire che giocare a dadi vuol dire interagire con il proprio immaginario? Ebbene sì, è in maniera fortissima, è uno dei gesti più straordinariamente legati all'immaginario collettivo, giocare a dadi. Perché anticamente gli uomini buttavano delle ossa per terra, uomini, gli sciamani, gli uomini di fede, di magia, eccetera, e nel gettare queste ossa per terra, nel fare questo gesto, entravano in un mondo di immaginario dir poco, entravano nel mondo della religione, e da quella posizione delle ossa per terra loro traevano dei auspici. Perché nel momento in cui quell'osso passava dalla loro mano alla terra, si creava una specie di trasferimento fra quello che è il mondo della magia e la mano di quell'uomo. Questo gesto, voi avete visto prima dei teschietti, non so di che cappero di animale fosse. Questi che vedete invece sono sempre ossa di animali, penso siano pecore o buoi, eccetera. Nello specifico si chiamano astragali. Ora ce l'avete anche voi, un ossicino del genere nel piede. Queste ossa hanno come caratteristica quella di avere una forma tale per cui se io li lancio, ci sono delle specie di parallelepipedi molto irregolari che lanciati sul tavolo possono cadere su una delle quattro facce. Quel gesto che avete visto prima con delle ossa molto complesse, quindi tante ossa buttate, tutto il rituale magico e tutto quello che ci sta dietro alla magia, semplificato all'estremo diventa ossicini come questi buttati sempre sullo stesso tappeto, sempre sulla stessa terra, sempre dalla stessa persona. E a seconda di come cadono, quella persona trae auspici, benefici per la popolazione, si inventa storie, ovviamente. Però sono facili da leggere, perché in realtà possono cadere, al di là della posizione, per cui ci vuole il grande mago per capire perché sono caduti uno di qua, uno di là, eccetera, possono cadere su quattro facce. E quindi diventa estremamente facile dire, beh, io a questa faccia attribuisco un certo significato, a quell'altra faccia attribuisco un altro significato, e così via. E infatti questi sono stati utilizzati come strumenti di gioco per millenni. Quindi per un lungo periodo della storia dell'umanità, questi ossicini sono stati contemporaneamente utilizzati dagli sciamani, e vengono infatti ritrovati nelle tombe degli sciamani, addirittura in Romania ne sono stati trovati due in oro. Roba che risale a 4.000 anni fa, no? una roba, uno dei reperti archeologici più importanti che esistano e fra i più sconosciuti, peraltro, che ovviamente dovevano essere di proprietà di uno sciamano importantissimo, non potevano essere di proprietà di un giocatore. Ma con questi ossicini i romani si sono giocati intere province. E come loro, tanti altri hanno utilizzato degli altri oggetti, perché al posto delle ossa io posso lanciare delle conchiglie. Cambia completamente il mondo, ma queste conchiglie vengono utilizzate ancora adesso in Brasile per predire il futuro, ma anticamente queste conchiglie, che poi altrimenti sono delle monete sostanzialmente, hanno due lati, però non essendo delle monete vere e proprie, ma essendo delle conchiglie, hanno due lati, ma la probabilità che la conchiglia cada da un lato piuttosto che l'altro non è identica, ovviamente, perché non sono delle monete. E qui ecco che poco per volta, in quel famoso gioco del lancio dei dadi, subentra la matematica. Perché la gente inizia a capire che certi punteggi possono capitare più spesso che altri, e si innestano tutta una serie di cose che ci riportano al gioco dei dadi di oggi.
E la parola dado deriva dal latino, datum. Ora, i latini non giocavano a dadi, i dadi li chiamavano tessere. Quindi il termine dado, i latini usavano esattamente, oltre agli ossicini che avete visto prima, i latini, poi i romani, gli antichi romani, utilizzavano i dadi esattamente gli stessi che utilizziamo noi adesso, che sono fatti così da migliaia di anni. E li trovate dalla valle dell'Indo fino alle coste spagnole conquistate dai romani e poi in altre parti del mondo. Quindi i romani già giocavano con questi cubetti numerati che avevano sostituito gli astragali di prima, o aliossi. Aliossi vuol dire ossa della fortuna, no? Proprio perché venivano utilizzati, l'astragalo è il nome scientifico dell'osso, aliosso era il termine normanno per dire io li uso per giocare, per fare un gioco d'azzardo sostanzialmente. Scusate, la parola dado deriva da datum, quindi i romani non lo chiamavano dado, ma lo chiamavano tessere. Datum significa concesso dal Signore, dalla divinità. Quindi, quando io lancio i dadi, per giocare al gioco dell'oca, a Monopoli, a Risico, a quello che vi pare, e torniamo a quell'obiezione di prima, qualcuno mi dice, vabbè, ma giocare a dadi che interazione ha con l'immaginario? Io in realtà sto facendo uno dei gesti più ancestrali e antichi dell'umanità. Sto affidando le mie sorti alla volontà divina. Tanto per farvi capire quanto questo concetto di affidare la propria sorte alla volontà divina sia stato importante nella storia dell'umanità, voi dovete considerare che i primi dadi, così come li conosciamo noi, quindi togliete conchiglie, bastoncini, legnetti, ossicini, eccetera, i dadi, quelli che utilizzate normalmente, esattamente fatti nella stessa maniera, normalmente in pietra o in osso e non in plastica, ovviamente, o in legno, sono utilizzati da secoli e secoli e secoli e secoli. E con quei dadi, esattamente con quegli stessi dadi, facendo esattamente quello stesso gesto, sono state vinte e perse battaglie, guerre, sono state decise le sorti di intere nazioni, sono passate di mano province durante l'epoca romana. Bisogna arrivare fino a Galileo Galilei, perché qualcuno inizia a ragionare sul calcolo delle probabilità matematiche. Prima di allora, il risultato di quei dadi era affidato completamente all'immaginazione delle persone, che avevano una grande esperienza pratica, ma poi si rendevano conto che in realtà la loro esperienza pratica, i calcoli che avevano fatto, non corrispondevano alla realtà. I primi studi matematici sui dadi vengono fatti da Galileo Galilei proprio per rispondere a dei giocatori d'azzardo che gli fanno una domanda molto precisa. Dice, ma noi abbiamo fatto il calcolo delle probabilità, perché non funziona? E Galileo scopre che quel calcolo delle probabilità era sbagliato, in maniera clamorosa, e da lì parte uno studio della matematica importantissimo. Per semplificarlo, quante sono le probabilità che ho di ottenere 7 lanciando 2 dadi? Domanda semplice per matematici. I professori non sono autorizzati a rispondere. C'hanno 2 dadi. Lancio 2 dadi. Quante sono le combinazioni che mi permettono di fare 7? Sommando i 2 dadi. Voi mi dovete dire quante sono le combinazioni. Tre. Tre? Qualcuno dice 6, qualcuno dice 3. Ci hanno messo secoli per capire che fare 4 e 3 non è come fare 3 e 4. Non è la stessa cosa. Cambia tutto. E da lì parte uno studio di matematica complicatissimo, che poi porta a Pascal, quindi da 2 dadi. Per secoli gli uomini li hanno lanciati pensando che i dadi avrebbero dato certi risultati, e poi un giorno uno ha detto, ma ragazzi, 4 e 3 non è come 3 e 4. Apparentemente una banalità che ha richiesto secoli di soldi persi. Ok? Dopo, però, se volete, vi insegnerò un giochino da fare con 3 dadi, che è molto carino, è un giochino d'azzardo con il quale potete divertirvi a spennare i vostri amici. E, anzi, ve lo spiego subito perché sennò non tengo fede a quello che ho detto prima, che parto per la tangente quando mi viene in mente qualche cosa. Si svolge in maniera molto semplice: 3 dadi e uno schema con 6 numeri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ogni giocatore ha a disposizione delle monete, la puntata è fissa, diciamo 1 euro. Ogni giocatore può puntare 1 euro su un numero, ok? E ogni giocatore può puntare sul numero che vuole, sullo stesso numero possono puntare anche tante persone. Quando tutti hanno puntato, io, che sono
l'onesto banco, prendo i tre dadi e li lancio e pagherò alla pari. Quindi se esce un numero pago quel numero, quindi se esce 1, 2, 3 io pagherò un euro a tutti quelli che hanno scommesso un euro sul numero 1, un euro a tutti quelli che hanno scommesso un euro sul numero 2, un euro a tutti quelli che hanno scommesso un euro sul numero 3 e incasserò tutti gli euro che sono stati messi sul 4, sul 5, sul 6. Come ho detto, dato che sono una persona onesta, potrebbe essere ovviamente che viene fuori un risultato doppio. Sono 4, 4 e 3. Quindi in quel caso io pagherò doppio. E se viene fuori un risultato triplo, io pagherò triplo. Perché? Perché è un gioco fra amici. Non è un gioco per disonesti. Sono una persona onesta per il puro divertimento. Perché quello che sto dicendo è falso? Questo gioco è proibito in tutti i casinò del mondo. È stato messo nei casinò molti anni fa. Intanto che qualcuno è uscito fuori e ha detto: scusate, ma è una truffa. La cosa è stata calcolata ed è la più grande truffa di questo mondo. Perché non esiste un gioco d'azzardo da casinò che abbia delle probabilità così vantaggiose per il banco come questo onesto giochino che vi ho appena raccontato. Qualcuno di voi sa dirmi al volo la risposta? Siete matematici, giusto? Vi occupereste di matematica, giusto? Massima perdita sul 50% dei numeri. E io pago alla pari. Ci sono sei numeri, possono uscire sei numeri su un dado. Ogni numero che è, sono tre dadi, quindi tre numeri, sei numeri a disposizione, apparentemente di pura fortuna. Tre numeri escono, tre numeri non escono, se esce doppio pago doppio, se esce triplo pago triplo. E quindi? Sto contando che magari ci sia una puntata uniforme su tutti i sei numeri. È lo stesso? Ma il banco viene su cinque numeri, se no sono... Ma io lancio tre dadi, non lancio un dado solo, io lancio tre dadi, sì, ma... e ci sono sei numeri, cioè, la... e pago la pari. Il banco è sempre di tre, eh? È sempre di tre la perdita del banco, se sono tre numeri uguali, tre numeri diversi, il banco guadagna al minimo tre, ma al massimo cinque. Perché al massimo cinque? Perché se vengono fuori tre dadi uguali, io pago tre comunque, però guadagno cinque. Esatto, il che è una truffa. Perché le probabilità che vengano fuori due numeri uguali o tre numeri uguali sono elevatissime, in termini matematici. Perché tre numeri mi fanno guadagnare un sacco, ma io guadagno soprattutto sui numeri doppi. E sui numeri doppi, adesso non ricordo esattamente, ma è una roba tipo io ho il 30% di probabilità di vittoria, quando per legge il massimo della percentuale di vittoria del banco nei giochi da casinò, nei giochi d'azzardo, deve essere attorno al 5%. Ok? Perché quando viene un numero doppio, io do... Supponiamo che tutti abbiano giocato un euro su numeri diversi, eh? Così semplifichiamo il caso. Perché quello è il caso mio. Io pagherò 2 euro al numero 1, 1 euro al numero 2, supponendo che abbia fatto 2, 1, 1, 2, e quindi ho pagato 3. Però prendo 1 euro dal 3, 1 euro dal 4, 1 euro dal 5, 1 euro dal 6. Quindi ho pagato 3 e ho preso 4. Quindi il banco a questo gioco ci mette mezz'ora a spennare i presenti. Quando è stato presentato questo gioco in America nei casinò, per un certo periodo di tempo è andato molto per la maggiore, proprio perché veniva presentato come il gioco più equo di questo mondo. Invece era una truffa che è proibita in ogni casinò di questo mondo oggi. Ma noi non stiamo parlando di secoli fa. E come avete visto, la risposta non è stata immediata. Ed è stata semplicemente perché io vi ho detto che era una truffa, sennò probabilmente avreste detto: ah, che onesto lo Spartacol Bertarelli, che è venuto qua gratis, poi ci porta via tutti i soldi con tre giallini. Ecco, questo per dire, quando uno mi dice il dado, beh, il dado, capite, cioè affidare la propria fortuna, la propria sorte alla divinità. Torniamo adesso indietro dopo questa lunga digressione. Finisco questa parte, anche sì, più o meno, voglio dire, siamo giusti, con la cosa che tutti quelli che mi hanno già sentito fare altre volte mi hanno già visto raccontare. Questa volta ho fatto un improvement, ho portato anche un'immagine del tutto. Allora, all'inizio vi ho parlato di Alex Randolph, vi ho detto che è il più grande autore di giochi di... Poi ho fatto degli esempi, vi ho spiegato che cos'è secondo me il gioco e vi ho detto che sostanzialmente il gioco è lo strumento che ci permette di interagire con il nostro immaginario. Quindi quando voi realizzate un gioco, non dovete cercare di pensare a delle cose estremamente complicate, ma dovete cercare di pensare a delle cose semplici che consentano alle persone di entrare nel loro immaginario. Però non è proprio il loro immaginario, perché voi... vi state dando una mano, perché le regole del gioco, il gioco che avete fatto, Angry Birds, non è semplicemente muovo un oggetto astratto con delle regole fisiche da una parte all'altra, perché non fa ridere nessuno. Però quell'oggetto che si muove secondo delle regole matematiche
se divento un uccelletto che deve colpire i maialini bastardi, ecco che improvvisamente io ho fornito a quella persona un'immagine totalmente irreale, ma realistica, perché gli ho raccontato una storia in tre parole. Ora vi racconterò la stessa storia che mi ha raccontato Alex Randolph anni fa, quando stava disegnando quello che vedete alle mie spalle, questo giochino che vedete alle mie spalle. Ve la racconterò esattamente come me l'ha raccontata lui, e spero che voi capiate, da queste poche parole, da questo episodio, qual è l'importanza della cosa che vi ho detto fino a questo momento, per inventare il vostro gioco, il gioco più bello del mondo, che farete sicuramente voi, ma per capire come si fa ad inventare il gioco più bello del mondo. La storia è questa: io vado a trovare Alex Randolph, come facevo spesso, lui abitava a Venezia, e io lo andavo a trovare ogni volta che potevo andarlo a trovare, perché era sempre un grande divertimento. Si andava a mangiare, lui metteva la mano in tasca, tirava fuori dei pezzetti di legno e giocavamo sul tavolo alla sua ultima creazione, il suo ultimo gioco. Molti non sono mai stati neanche pubblicati, erano semplicemente per il divertimento di fare una cosa. E un giorno lui mi racconta questa storia, quindi attenzione, la scena è questa: io di fronte al più grande autore di giochi del mondo, riconosciuto come tale da tutti, me compreso, che mi dice: sai, ho inventato un gioco nuovo. Immaginatelo così, voi adesso avete l'immagine, per cui sarà anche più facile, me lo spiego così: immaginati un percorso suddiviso in 6 corsie, a loro volta suddivise in caselle, e 6 lumachine colorate che partono da un punto, che è quello che vedete in alto a sinistra, tutte in fila. Ogni bambino sceglie un colore, si gioca con i 6 colori indipendentemente dal numero dei bambini, e poi c'è un dado colorato. Come vedete qua ce ne sono 2, perché poi nella versione commerciale il gioco è stato solo leggermente modificato rispetto all'idea originale. Ma quando me l'ha raccontato lui, di dado ce n'era uno solo. Il bambino prende il dado, lancia il dado e muove la lumachina colorata corrispondente alla faccia del dado. Prende la lumachina colorata e la muove avanti di una casella. Mi fa: tutto chiaro fin qui? Io dico: sì, Alex, chiarissimo. Ah, riesci a vedere? Io non avevo davanti questa cosa. Ti è chiaro lo schema, le cose? Sì, Ale, chiarissimo. Sei un maker, percorso, dado. Oh. Poi il dado passa al bambino a sinistra. Il bambino a sinistra lancia il dado e muove la lumachina colorata corrispondente alla faccia del dado. Quindi se viene fuori il rosso, muove la lumachina. Ti è chiaro, no? Dico: sì, sì, Ale, chiarissimo. E fece, poi il dado passa di bambino in bambino. E ogni bambino lancia il dado, fece, ogni bambino ha una sua lumaca, è la sua lumaca, sì sì, me l'hai detto, sì, chiarissimo. E si lancia il dado, e le lumache avanzano, e poi c'è un'ultima casella d'arrivo. Fine. Però io ero davanti al più grande autore riconosciuto dei giochi del mondo, che mi ha appena raccontato questa porcata in presa. E cercate di capire la situazione, ma che potevo dirgli? Alex, mi pare una vaccata di proporzioni assolutamente gigantesche. Perché lui, che naturalmente se l'era preparata prima, perché mi stava tendendo un trappolone che è durato in quell'occasione tutto il pranzo, perché lui è andato avanti, ha iniziato a guardarmi, diceva: ma sono un po' deluso, pensavo ti piacesse, guarda che le lumachine sono molto belle, io sapevo che lui, queste le ha disegnate proprio lui, queste che vedete. Dice: ma guarda che io faccio delle lumachine. Dice: sì, Alex, io so, fai delle lumachine. Me le immaginavo, non erano ancora così, ma se no Alex, erano le lumachine più belle del mondo. Guarda, non ho dubbi sul fatto. Guarda che è facilissimo, i bambini si impara in un attimo. Dico: sì, Alex, sì, effettivamente si impara in un attimo. E lì avanti: ma secondo me tu non hai capito lo spirito del gioco. E io non sapevo. Io ovviamente me la restringo molto questa cosa, ma cercate di immaginarla, minuti e minuti di imbarazzo. E dopo che arriviamo a tutta questa minuti di imbarazzo, lui arriva alla fine e mi dice: ho dimenticato una regola. E io: c'è almeno una regola, c'è almeno un'altra regola. E lui mi guarda e fa: vince chi arriva ultimo, perché nel mondo delle lumache non conta andare veloci. Avete capito? Lui con vince chi arriva ultimo aveva trasformato quella porcata in un gioco che in Germania ha venduto milioni di copie. E dietro quelle 4 parole c'era matematica, e adesso vi spiego perché, psicologia infantile. Lui sapeva tutto del perché i bambini giocavano e aveva capito tutto e lo aveva trasformato esattamente questa stessa cosa che io vi ho fatto vedere, che fino a un attimo fa era una vaccata. Nel momento in cui io dico vince chi arriva ultimo, perché nel mondo delle lumache non conta correre veloci,
lui ha spalancato una porta in un immaginario fantastico. Esiste un mondo delle lumache che va a rovescio. Non è il nostro mondo, è il mondo delle lumache. Non corre andare veloce, non corre fare quello che facciamo tutti noi tutti i giorni. Bisogna fare una cosa completamente diversa, bisogna andare piano. Perché? Perché sono lumache. Nessuna lumaca va veloce. In un mondo di lumache, quella strana è quella che va veloce. La guardano tutti e dicono, come se una lumaca corre? E poi c'era la matematica. Perché quando il bambino lancia quel dado, il bambino ha 5 probabilità su 6 di muovere la lumaca di un altro. Cioè di farle fare la cosa che quella lumaca non deve fare, correre. Quindi ogni volta che lui lancia quel dado, lui ha solamente una probabilità su 6 di muovere la propria lumaca. Però, quando viene fuori che lui ottiene proprio il punteggio della propria lumaca, ci sono 5 bambini che si alzano in piedi urlanti, felici della sua sfiga. E sono felici! Perché lui è stato sommamente sfigato, ha lanciato il dado e qualcuno al di sopra di loro ha deciso che era lui a dover essere passato. Un attimo prima lui aveva il sorriso sulle labbra, perché fino a quel momento aveva fatto dispetti agli altri, e in quel momento tutti gli altri hanno fatto un dispetto a lui, ma non è colpa loro. Non l'hanno deciso loro. L'ha deciso quel famoso tipo che ha dato quel risultato. Però loro sono autorizzati a ridere di quel bambino che sta piangendo perché la sua lumaca sta andando avanti e quindi si sta avvicinando alla fine, alla sconfitta e non alla vittoria. Ora voi forse penserete che possa essere assurdo, ma ci sono parchi di divertimento in Germania dove corri corri lumachina, perché questo è l'orribile nome che gli è stato dato in Italia. Viene giocato in versione gigante, con dei grossi dadi, e centinaia di bambini che ridono del bambino sfigato che ha appena tirato il proprio colore. E fanno la fila per giocare, e ci sono quelli che li guardano giocare. Ora, vi è chiaro che cos'è un gioco? Vi è chiaro che cosa si può fare prendendo un gioco e cambiando una regola di quel gioco? Non costruendo una montagna di regole su quel gioco. Però per cambiare quella regola non basta essere capaci di programmare o di aver conosciuto e giocato tutti i giochi di questo mondo, di conoscere come si fanno le carte e sapere tutto della stampa e delle cose, eccetera. Per cambiare quella regola bisogna essere capaci di guardare il mondo come una lumaca. Dire, potrebbe esistere un mondo dove vince chi va piano? Il mondo delle lumache. È molto probabile che Alex Randolph abbia inventato quel gioco partendo da questa idea, non da una regola, ma dal suo immaginario. Ha immaginato un mondo dove vince chi arriva ultimo. Noi tempo fa ci siamo divertiti con degli amici a fare un prototipo di un gioco che non verrà mai prodotto, peraltro, ma ci siamo divertiti a farlo. Ed era il gioco dei supereroi cialtroni. Lo avevamo fatto come, diciamo, come esercizio. Il gioco doveva funzionare in questa maniera: ogni giocatore aveva delle carte con il suo supereroe, bisognava riuscire a far trasformare, perché tutti i supereroi naturalmente hanno una vita normale, quindi un lato della carta dove sono vestiti normalmente, e poi hanno l'altro lato dove diventano supereroi. E c'è una cabina telefonica. Perché... E quindi i supereroi, per poter fare i supereroi, devono essere, ognuno gioca le carte e le carte sono in fila, perché c'è una sola cabina telefonica in tutta la città, senza la quale il supereroe non può trasformare. Per cui ci sono tutta questa serie di persone in fila in attesa di poter entrare nella cabina telefonica e trasformarsi, uscire supereroe. E poi da lì salvare il mondo, perché poi lo scopo del gioco era salvare il mondo. E la cosa che ci eravamo divertiti a fare, come vedete, non abbiamo mai pubblicato, quindi è una cosa fatta per il gusto di farlo, era quella di inventarci un mondo di supereroi a rovescio, per poi fare l'elezione di quello che era il supereroe più divertente, il supereroe cialtrone più divertente. Vinse un mio amico che... Tra tutti i supereroi che ci eravamo inventati, ognuno di questi aveva i poteri più incredibili, lui aveva inventato The Visible Man. Allora, The Visible Man viene dal pianeta invisibile. Sono tutti invisibili, ma lui è l'unico che nel suo pianeta sa diventare visibile. Quindi la carta ha un lato dove non c'è niente, e dall'altra parte c'è uno nudo. Per cui lui entra nella cabina telefonica ed esce fuori dicendo I'm the visible man, e viene arrestato istantaneamente perché non ha nessun potere particolare se non quello di diventare visibile a tutti nudo in mezzo alla strada.
Ecco, questo noi l'avremmo fatto semplicemente per divertirci a farlo, però era proprio il gioco di dire, benissimo, adesso prendiamo il mondo dei supereroi e lo facciamo a rovescio. E come dico, non è un prodotto commerciale, quindi non lo sto dicendo per vendere un prodotto, ma per vendere un concetto. Cioè, ci siamo messi lì e hanno detto, come esercizio, inventiamoci il mondo a rovescio. Ed era venuto fuori, ed erano venuti fuori tutta una serie, ovviamente, di stereotipi del mondo dei supereroi, eccetera. Alex Randolph ha fatto la stessa identica cosa, l'ha messo in una scatola e ha venduto milioni di pezzi. Uno dice, perché Alex Randolph era il più grande autore di giochi e non tu? È perché lui riusciva poi a metterlo in una scatola e vendere milioni di pezzi. Il nostro gioco dei supereroi è in cassetta. Però quando voi dovete fare un videogioco, ricordatevi sempre queste poche e semplici regole. Cercate sempre di trovare quell'elemento che permette a qualcuno di dire, metto insieme due cose, due regole che già conosco, mi invento una storia e dentro, improvvisamente, in un mondo diverso da quello della vita di tutti i giorni, vado a fare qualcosa di diverso. Non dimenticatevi mai una cosa, e qui chiudo, un altro elemento in comune fra i giochi è quello del divertimento. Ma la parola divertirsi deriva anche quella dal latino e significa prendere una strada diversa, andare in una direzione opposta, divertere. Questa è la strada e questa è un'altra strada che non so dove conduce. Il divertimento è prendere quel bivio, non andare nella strada che mi conduce nel posto che conosco perfettamente, non fare la cosa che faccio tutti i giorni, non vivere la mia vita di tutti i giorni, ma quello di prendere un bivio che gira e non so dove va. Ed è quello il divertimento. Prendere in giro un altro, poter prendere in giro una persona per i suoi difetti, per le cose fa, per gioco. Sapere che poi il gioco si chiude, finisce, fare più parole di un altro, per poi scoprire che c'è un coreano che fa un miliardo di punti. Cioè, e poi magari bara. E poi ricordate l'altra cosa che vi ho detto prima. Esiste sempre qualcuno che quando voi avete ben chiaro che cos'è un gioco, tira fuori un'idea e vi scombina tutti i piani. Fra le tante definizioni di gioco, a parte quella che vi ho fornito io oggi, troverete, per esempio, un elemento comune in quasi tutte. Il concetto che nelle regole deve essere ben chiaro chi vince e chi perde. Ed è chiaro che se sto giocando a un solitario, ci sono io contro il sistema. Perché questo è un gioco. Scopo del gioco vincere. Siete d'accordo su questo? Cioè, un gioco deve avere una fine. Ci deve essere qualcuno che vince, giusto, no? Quindi secondo voi SimCity non è un gioco? O è un gioco SimCity? Si può perdere. Si può perdere. Si può perdere? Obiezione interessante. È possibile perdere, sì. Ma non è possibile vincere. È un gioco dove non puoi vincere SimCity. Non è più un giocattolo SimCity, è un gioco? Questa è la grande domanda. Un giocattolo per della gente molto adulta. Perché nella definizione di giocattolo c'è inevitabilmente che è un prodotto per bambini, una cosa per bambini. Il giocattolo è un oggetto per bambini. Definizione per legge di che cosa c'è un giocattolo. C'è una legge che stabilisce che cos'è un giocattolo. E SimCity non è un giocattolo per la legge. Mannaggia, c'è sempre una legge bastarda di mezzo che rovina tutti i piani. SimCity è un gioco. È indiscutibilmente un gioco. Dove non si può vincere. Quindi quella famosa definizione per cui, ed è, non è che stiamo parlando di un gioco, sì, è un gioco ma non se lo fila nessuno. E no, stiamo parlando di uno dei più grandi prodotti commerciali di tutti i tempi, che a un certo punto uno ha detto, ma se io mi inventassi un gioco dove non si può vincere, quella persona, che voi conoscete perfettamente, con tutta probabilità ha iniziato a ragionare proprio da questo punto, che è esattamente il mondo delle lumache di Alex Randolph, che è esattamente Angry Birds, che è esattamente tutto quello che vi ho detto fino adesso, che è esattamente il mio nome girato, per cui passi da essere una persona seria a uno che straparla, in una frazione di secondo, perché c'è qualcuno che ha giocato, perché ha guardato il mondo a rovescio. Posso fare un gioco dove nessuno vince? Quando negli anni 70 Gary Gygax e Dave Arneson inventano Dungeons and Dragons, inventano una cosa che prima non c'era. Non esisteva.
Per cui tutte le definizioni di gioco che erano state fatte prima, cioè quasi tutte sostanzialmente, perché come ho detto la parola gioco, quindi il giocare è legato a tutta una serie di studi bla 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 bla, loro sono arrivati e hanno inventato una cosa che non c'entrava più niente col gioco. Dove a un certo punto dice no, non vinci tu o lui, siete voi contro il sistema, siete voi contro il vostro iPhone, siete voi contro il vostro computer. Lui aveva inventato un gioco da tavolo partendo da un gioco di miniature, perché Dungeons & Dragons nasce come evoluzione di un gioco che si chiamava Chainmail. Chainmail era un sistema di regole per giocare con le miniature, partendo dalle miniature medievali e aggiungendo tutta una serie di cose legate al mondo fantasy. Per cui nasce come regolamento per il gioco dei soldatini e diventa il gioco di ruolo. E il gioco di ruolo diventa sostanzialmente la base di partenza della maggior parte dei giochi che si fanno davanti a un video. Quindi vedete, il legame continua a esserci. C'è uno che lo fa sul tavolo, che lo fa con un pezzo di carta, lo fa semplicemente immaginandolo, lo fa con dei bambini, poi c'è uno che lo mette sul video. Sono tutti giochi. Qui chiudo la mia straparlata di oggi, invitandovi semplicemente a ragionare su quello che vi ho detto. Se volete inventare un gioco, cercate sempre la soluzione più semplice e divertente. Alex Randolph diceva che quando in un regolamento c'è la classica situazione per cui il regolamento non specifica bene che cosa succede, la soluzione è quella più divertente. Punto. Cioè, come si risolve? Qual è che fa divertire di più? Questa? Allora questa è quella giusta. Non aveva importanza che cosa aveva pensato lui o che cosa non aveva pensato lui. Se, però per mettersi d'accordo non si deve scegliere quella più utile a te in quel momento, ma quella più divertente. Se quella più divertente è che tutti gli altri ridono di me, quella è la regola del gioco, perché lo scopo del gioco è quello, non è cercare di vincere a tutti i costi, ma è quello di cercare di divertirsi, cioè fare una cosa completamente diversa dal normale. Questo è il gioco. E deve essere ben chiaro quando inizia e quando finisce, altrimenti non è un gioco. Questo fin tanto che qualcuno naturalmente non inventerà un gioco che non finisce mai. Perché, come ho già detto, poi tra 5 minuti c'è uno che ha inventato il gioco che invece dura all'infinito. SimCity in qualche modo comunque è un gioco che anche non finisce mai. Quindi, già da questo punto di vista qualcuno che ha iniziato a minare questa certezza esiste. Non ho altro da dirvi. Chiudo qua sperando che questa cosa vi sia in qualche modo utile per realizzare i vostri videogiochi, che spero di giocare presto. Il 21 giugno. Il 21 giugno sarò a giocare con i vostri giochi. Se avete delle domande, naturalmente sono qua per rispondere.